Salve a tutti e ben ritrovati. La giornata di oggi sarà burrascosa su gran parte della nostra penisola a causa di un vortice di bassa pressione che attualmente si trova davanti alle coste della Toscana, scorrerà nel corso delle ore verso sud-est e provocherà quindi, sta provocando già in queste ore, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche con ventilazione fortissima su tutta la penisola. Raffiche che infatti raggiungeranno, guardate, attorno al minimo di bassa pressione, dei valori davvero eccezionali con picchi anche oltre i 100 km orari. Guardate, la Puglia avrà anche la sua dose di vento dai quadranti meridionali, anche sulla nostra regione supereremo molto probabilmente almeno gli 80-90 km orari. Si tratterà quindi di una giornata molto difficile dal punto di vista meteorologico. Tante regioni hanno emanato anche l'allerta da parte della Protezione Civile e avremo anche l'arrivo di piogge consistenti su gran parte dell'Italia, che colpiranno però principalmente il versante occidentale della nostra penisola di nord-est. La Puglia invece rimarrà più al riparo perché verrà appunto protetta dalla catena appenninica, ma non mancheranno le piogge già arrivate in queste ore. Infatti nella giornata di oggi avremo ancora precipitazioni sparse nel corso della giornata, con accentuazioni dei fenomeni in particolar modo durante le ore pomeridiane, a rischio di temporali sulla Puglia meridionale. La ventilazione ancora sarà fortissima, con raffiche fin verso gli 80-100 km orari su tutta la regione fino alla tarda serata, temperature che non subiranno grosse variazioni nei valori massimi, le minime invece saranno in lieve aumento. Per quanto riguarda la giornata di domani, avremo quindi un rapido miglioramento dopo gli ultimi fenomeni che colpiranno la Puglia meridionale. Infatti il sole comincerà a splendere tra le nuvole su gran parte della regione, temperature minime in calo, le massime stazionarie, la ventilazione si placherà finalmente e ruoterà dai quadranti settentrionali. Nella giornata di giovedì 24 novembre, pochi cambiamenti, regge ancora il miglioramento con cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso ovunque, temperature minime in diminuzione, molto fresco al mattino anche sulle zone interne con valori al di sotto dei 10 gradi, le massime intorno ai 16-18 gradi. Chiudiamo infine con venerdì 25 novembre, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, ancora fresco al mattino con valori intorno ai 6-8 gradi sulle zone interne, le massime non subiranno variazioni di rilievo. Guardate però la ventilazione che ruoterà dai quadranti meridionali, questo perché già nella giornata di venerdì in tarda serata, proprio da ovest, arriveranno le prime nuvole che affolleranno i cieli pugliesi nella giornata di sabato, portando ad un nuovo netto peggioramento. Quindi io vi aspetto proprio sabato per i prossimi aggiornamenti. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.